Ciao a tutti, iniziamo con quel che potrebbe essere l'ultimo video prima di cominciare a stampare. Bene, e quel che andremo a fare in questo video è collocare i fine corsa al loro posto, calibrare il piatto riscaldante e calcolare il numero di passi per ogni asse. Cosa significa calcolare il numero di passi? Consiste nel dire alla configurazione qual è la distanza a partire dal punto 0 fino al massimo perché lei possa calcolare quanto muoversi. E come lo facciamo? Con un fine corsa. Posizioneremo qui un fine corsa e quando il fusore o asse X colpirà quest'ultimo, in questo punto l'elettronica sa di essere nel punto 0. E a partire da qui, con il numero di passi che gli abbiamo detto, sa quanto si potrà muovere alla destra fino al suo massimo. Questo è quello che andremo a fare. Bene, e come si muove ciascun asse? Iniziamo con il dire quale sarà il punto 0 per ognuno. Per esempio, nell'asse X, il punto 0 si presenterà qui sulla sinistra. E si muoverà, scorrendo verso destra. Cosa vuol dire questo, se per esempio siamo nella situazione di estrusore in posizione centrale? Se lo vogliamo spostare verso destra dovremmo sommare, se lo vogliamo far scorrere verso sinistra dovremmo sottrarre. Molte persone, per questo, chiama lato negativo questo, e lato positivo quest'altro. Ed in altre parole, dove installeremo il fine corsa? Lo installeremo qui, sul lato sinistro. Questo sarà il punto 0, e si sommerà verso destra. Perciò, in ogni asse, per l'asse X sarà sulla sinistra, per l'asse Y, invece, il suo comportamento risulta contrario. Perché non si muoverà l'estrusore, ma sarà la base a muoversi, per questo diremo che sta invertito. Il suo punto 0 sarà nel fondo, così che si muoverà dal fondo, fino al fronte. Ed il fine corsa verrà posizionato qui sul fondo. E per l'asse Z, lo stesso, il suo movimento è al naturale come nell'asse X, sarà perciò posizionato in basso. Così che, mentre scende, sarà qui il suo punto 0, il negativo, partendo da questa base, andremo sommando fino alla parte alta. Il fine corsa, perciò, lo andremo a posizionare qui in basso, in un qualche punto della barra liscia, in modo che, quando l'asse scendendo toccherà quest'ultimo e si fermerà, la punta del fusore sia quasi appoggiata sul piatto di stampa. Ripassando quindi, il fine corsa andranno, nell'asse X sulla sinistra, nell'asse Y dietro, e per l'asse Z in basso. Una volta collocati tutti i fine corsa, andremo a fare una piccola prova, per confermare che tutti gli assi seguano esattamente i nostri comandi nella giusta direzione. Perciò, collochiamo con la mano il piatto stampa più o meno in posizione centrale, l'estrusore centrato, e il fusore un poco rialzato. Non serve troppo, perché altrimenti tarderà molto a ritornare nella sua sede iniziale, quando passerà in framezzo la mano, tra fusore e piatto, può bastare così. Ed ora, connettiamo la stampante al computer. Accendiamo l'alimentatore, e, una volta cliccato per connetterla, ci spostiamo nella finestra dei comandi manuali. Ed andiamo a fare una piccola prova. Al connettere la nostra stampante, l'elettronica pensa sempre che il punto 0, 0, 0 sia questo qui, esattamente nella situazione come si trova il tutto ora, perciò solo possiamo compiere spostamento verso il lato positivo. Andiamo quindi a fare una prova nell'asse X, il lato positivo si muova verso destra, nell'Y verso di noi, e nel restante Z verso l'alto. Nel mio caso, invece, si riusciranno a compiere solo movimenti verso il fine corsa, quindi verso il lato negativo. In ogni caso, una volta effettuato l'homing, tutti gli assi si muovono nella giusta direzione, perciò va bene così. Probabilmente, sarà il Marlin su Rams, che si comporta inversamente, rispetto che su Sanguinolone. Ma muoviamo quindi asse X. Poi Y e il Z. Cosa fare se a qualcuno non si muove così? In questa sezione di configurazione, dove nei precedenti video abbiamo impostato gli assi in questo modo, se uno non si sta muovendo nel verso desiderato, basterà variare il valore da vero a falso, o viceversa, e si avrà risolto il problema.
Nel secondo modo, invece, di tipo meccanico, basterà prendere il connettore a 4 pin desiderato, connesso sull'elettronica, e ruotarlo di 180 gradi, riconnettendolo così al rovescio. Il risultato sarà il medesimo. Ebbene, andiamo ora a fare una prova manuale. Diremo quindi all'asse X di fare un homing, o un inizio. Che significa fare un homing? A questo comando, il motore eseguirà uno spostamento continuo verso il suo lato negativo, quindi verso sinistra, fin tanto che non troverà un fine corsa da sbatterci addosso. Per il momento, non avendo fissato ancora nessun fine corsa, starà a noi pigiare il fine corsa dell'asse X, non appena il motore sopraggiungerà l'estremità sinistra della stampante, prima che questo sbatta sulla barra fiettata, chiaro? Lanciamo un homing X. E lo fermiamo, pigiando il fine corsa. Ora, la stampante pensa che il punto zero sia questo, come lo vediamo ora. A partire da questo momento, potremmo muovere a piacere sia nel verso positivo, che negativo l'estrusore nell'asse X. Questo è il compito del fine corsa. Bene, andiamo dunque a fissare tutti. Connetteremo questo, nell'asse X, in modo che quando il motore pigerà quest'ultimo, il nostro fusore si trovi nel punto più estremo sinistro possibile della base. C'è un piccolo problema con questo tipo di estrusore. Perché il motore tocca la barra fiettata, prima che il fusore giunga al bordo del piatto stampa. È un problema, perché questo estrusore è un po' incompatibile con questa stampante. Però pazienza, se me ne accorgevo prima, avrei optato per un estrusore di altro tipo. E nell'asse Y, uguale, lo posizioneremo, affinché il piatto stampa non giunga quasi al suo estremo posteriore. Perché in questo punto, abbiamo calcolato che il fusore sarà giusto nel bordo del piatto stampa. Mentre per l'asse Z, lo posizioneremo qui in basso, in modo che il fusore, quando giunge al tocco del fine corsa, si fermi quasi appoggiato alla superficie, con la sola distanza, che permetta di far scorrere liberamente un foglio, tra il fusore e lo specchio. Non dovrà toccarla, ma lasciare lo spazio di un foglio. Fintanto che non stamperò un sostegno degno del suo nome, lo posizionerò qui, con l'aiuto di una microfascetta passante attraverso i suoi due fori. In questo modo. E muovendo con la mano, previa disconnessione della stampante, lungo l'asse, giusto che l'estrusore tocchi il fine corsa, prima che il motore tocchi la barra. Per quanto riguarda l'asse Y, l'ho posizionato dal lato dove avrò tutta l'elettronica, ovvero, nel lato dove è presente un solo cuscinetto. Sarà quest'unico cuscinetto che azionerà il fine corsa. Stiamo solo attenti che nulla intralci il fine corsa, mentre la base scorre. Bene, e per calcolare il fine corsa asse Z, qui collocato, passando i cavi esternamente o internamente alla struttura d'alluminio, lo posizioneremo inizialmente un po' al di sopra della norma, stando quindi a di. Daremo un inizio dell'asse Z, perché questa inizi a scendere, ed attenderemo che si arresti. A questo punto, un poco alla volta, inizieremo a spostare leggermente il fine corsa verso il basso, a seguire daremo sempre un homing asse Z, fin tanto che non arriveremo alla situazione che tra il fusore e lo specchio scorra liberamente un foglio di carta. Ora, dovremmo spostare il nostro fusore in ciascuno dei quattro angoli, e provar fare scorrere un foglio tra il fusore e specchio di ciascun angolo. Una volta regolato tutti e quattro gli angoli, possiamo dire d'aver la base perfettamente livellata. We'll be right back.
Ed ora, con i fine corsa collocati, e la base perfettamente ideata, solo manca l'ultimo passaggio. Greco insiste nel dire alla stampante quanti passi può fare, prima di raggiungere estremo massimo per ciascun asse. Bene, voglio ora darvi un parametro, perché possiate copiare la mia configurazione. Probabilmente i vostri saranno uguali. Esiste una formula per calcolare questi valori, che vi riporterò qui sotto nella descrizione video, nel caso qualcuno voglia calcolarsi il proprio valore, però non è completa, però sono valori uguali per tutti. Per esempio, per calcolare il valore asse x, dovete contare il numero di passi che impiega per compiere un giro completo, e dividere, se il motore da una sta a 8 gradi per giro, può essere un 200 passi, e questo lo moltiplicheremo per il numero di micropassi, perché noi faremo per ogni passo una parte di 16, come lo abbiamo settato con il bumper sull'elettronica. E questa quantità che risulta, la dovremmo dividere per il numero di denti che possiede la nostra puledra, che sono 20, e moltiplicarlo per la distanza tra dente e dente della nostra cinghia, 2 mm. Il totale risulterà un valore di 80. Lo stesso per l'asse X e per l'asse Y. Il resto delle formule sono identiche, ve le aggiungo nella descrizione, perché le possiate leggere, però voglio darvi i miei valori, una volta che li avrete inseriti, avrete la stampante calibrata. I valori finali sono 80, 80, 4775. Così, avrete completato la configurazione del Marlin. A seguire, solo ho abbassato un po' l'accelerazione, affinché il fusore si muova un po' meno bruscamente. In seguito, non dovrete più toccare questo valore di accelerazione, perché lo potrete variare direttamente all'interno del vostro programma di stampa. Ed anche andremo a configurare che durante la fase iniziale, l'estrusore si muova più lentamente. In pratica, le linee che dovrete variare sono queste, tutte e sei quelle evidenziate di verde. Basterà copiarle nella vostra configurazione del Marlin, e caricare all'elettronica il tutto. Introduciamo ora il filamento, chiudiamo per bene le due viti, in modo che l'estrusore abbia il giusto grip, e, una volta in temperatura il fusore, andiamo ad estrudere un po' di filamento. Per quanto riguarda l'estrusore, invece, sarà buona norma testare voi stessi, con la vostra stampante, il valore introdotto sulla configurazione del Marlin. Per testarlo, dovrete prendere una misura, aiutandovi con un calibro appoggiato su un punto fisso di riferimento, e marchiare con un pennarello un centimetro di filamento. Portiamo dunque in temperatura il fusore, e, attraverso i comandi manuali di Repetieros, andiamo ad estrudere 10 mm di filamento. Al termine, andremo a verificare se il segno di pennarello sarà allineato con la parte fissa di riferimento, dove poc'anzi abbiamo appoggiato il nostro calibro. Se il segno risulterà allineato, significherà che 1 cm estruso dal programma di stampa, è realmente 1 cm estruso dalla vostra stampante. Ed andrà così bene. Mitico. Ed ecco qui il nostro bel filamento in ABS appena estruso. Perfetto, ed ora, con tutto configurato, il filamento introdotto, possiamo avviare la prima stampa. E mentre il piatto si riscalda, andiamo a spruzzare un po' di acca nei, per fare aderire maggiormente la nostra stampa che andremo a creare in ABS sul nostro piatto riscaldato. Facciamo attenzione a non spruzzare sulle bare oliate, e spruzziamo un po' di acca.
Andiamo con la prima stampa ed attendiamo di vedere che succede. Il piatto stampa è ora in temperatura. Attendiamo che lo sia anche il nostro fusore. Bene, anche il fusore ha raggiunto i 250 gradi, che la stampa abbia inizio. Non chiedetemi cosa è questo sclero finale, ma finalmente ha terminato. Con il calibro alla mano, iniziamo con le misure. Venti millimetri per 20 millimetri. Thank you.